precedentemente su Sono Cose Serie. Benvenuto nella Tana del Merde, movimento educativo per la riduzione di episodi difettosi nell'entertainment. Cosa sta succedendo questa volta? La storia sta cambiando. Queste scosse sono assestamenti temporali. La serialità è sotto attacco e... Kathleen è tornata, vero? Attenzione! State per ascoltare le registrazioni del diario di bordo del Cuccia TARDIS governato dal capitano Giuseppone. Per i meno avvezzi al linguaggio canino, abbiamo attivato la traduzione automatica in italiano del vostro dispositivo. Giuseppone, il maledetto e i predatori della serialità perduta. Flusso temporale. Giorno 1 della caccia a Kathleen Kennedy. La caccia a Kathleen per fermare i suoi piani e finalmente minare il dominio di Disney Minus è iniziata. Sono riuscito a far entrare il maledetto nella Cuccia TARDIS, anche se è stato necessario tempo e impegno. Ora, il sistema medico automatico gli sta rimettendo a posto la spalla slogata. Credo però abbia esagerato con gli antidolorifici, perché ride come un forsennato e ripete: sono come Mel Gibson, prendi il gatto, prendi il gatto. Abbiamo immesso tutti i dati in nostro possesso nei sistemi della Cuccia TARDIS e continuano a saltare fuori una serie di incongruenze relative a Galileo Galilei e Cristoforo Colombo. Non riusciamo a capire di cosa si tratti, ma almeno abbiamo un punto di partenza da cui cominciare ad indagare. Ho impostato le coordinate temporali. Spero che una volta arrivati il De Simone abbia smaltito gli effetti dell'antidolorifico. O forse potrebbe essere di maggiore aiuto se gli facessi somministrare da Patty, l'infermiera virtuale, un'altra dose, magari anche più potente. Anno 1477, giorno 4 della caccia a Kathleen Kennedy. Sono riuscito a far infiltrare il maledetto in un gruppo di questuanti religiosi. Ha rischiato di farsi scoprire diverse volte, ma il fatto che insista nell'usare un linguaggio che mescola il latino ad almeno altre tre lingue, incluso l'abruzzese, e la tendenza a ripetere «penitenziagite», ha convinto la gente intorno a lui che si tratti di un povero malato di mente. Lo ignorano e lo considerano innocuo. Così abbiamo scoperto i dettagli dell'incongruenza. Il giovane Colombo pare si sia appassionato alle teorie di un certo studioso che nessuno conosce, tale Galileo Galilei, e stia organizzando il suo viaggio verso le Indie con quasi 20 anni di anticipo rispetto alla storia. Ora è chiaro il piano di Kathleen. Sta fornendo a Colombo informazioni dal futuro per far sì che scopra l'America prima del previsto, consolidando l'impatto e la forza di Disney Minus. Torniamo alla Cuccia TARDIS, nascosta in un fienile, e inseriamo tutti i dati nel sistema cercando di elaborare una proiezione. Quello che Lucy, l'intelligenza artificiale, ci presenta come risultati è inquietante. Gli interventi di Kathleen stravolgono completamente il futuro. E Disney Minus, con un altro nome, inizia la produzione già dalle riviste Pulp e dai primi radiodrammi, infettando la serialità dai suoi albori. Dobbiamo fermarla prima che alteri la storia seriale e fermare il viaggio di Colombo. Flusso temporale.
Giorno 13 della caccia a Kathleen Kennedy. Dopo una strenua battaglia navale, dove Kathleen ha cercato di avere la meglio persino rubando equipaggi navali da altre epoche, abbiamo visto un gruppo di marinai che cercava disperatamente il loro brigantino, il Mary Celeste. Siamo riusciti ad avere la meglio. Abbiamo affondato le navi che Colombo avrebbe dovuto utilizzare, costringendolo ad aspettare anni prima di poter partire per il suo viaggio. E abbiamo costretto la nostra avversaria a fuggire. I danni perpetrati da Kathleen alla linea temporale, però, non si limitano alla storia di Colombo. Ora dobbiamo comprendere come sistemare tutto. L'avventura continua. Ma prima prendiamo fiato, torniamo dopo la recensione. E rieccoci, riemergiamo durante le vacanze estive per tenere fede a una promessa. Avevamo promesso che vi avremmo aggiornati su alcuni nostri watch in progress che abbiamo portato a termine, e io questa settimana vi voglio parlare di Supercell, che è una serie britannica uscita su Netflix. Parliamo di una prima stagione, 6 episodi, durata media 45-50 minuti. Il regista principale di questa serie è Rapman, un rapper, produttore musicale e regista britannico. Tra gli attori abbiamo volti più o meno noti. Citiamo ad esempio Tosin Cole, che abbiamo visto in Doctor Who e in Star Wars The Force Awakens, Eddie Marsan, che abbiamo visto in Ray Donovan, la serie, e in alcuni film noti, stranotissimi, come The Illusionist, Sherlock Holmes e Jonathan Strange e Mr. Norrell. Gli altri sono meno noti, soprattutto al di fuori dell'Inghilterra, e quindi ve li andate a cercare su Wikipedia. Ma di che parla questa serie, questa Supercell? Siamo nel sud di Londra, 5 persone comuni di colore scoprono improvvisamente di possedere dei superpoteri. Mentre cercano di comprendere e di gestire le loro nuove abilità, devono affrontare però le sfide quotidiane della loro vita e una misteriosa organizzazione che dà loro la caccia. Ci sono questi due piani, un piano più di racconto sociale, diciamo, e uno più fantascientifico e supereroistico. Partiamo dagli aspetti tecnici. Allora, sicuramente possiamo dire una regia competente, perché gestisce bene i momenti più intimi, che sono centrali fino alle ultime puntate. Tutta la prima parte molto concentrata sul racconto dei personaggi. Forse le scene d'azione tendono ad essere un po' debolucce, soprattutto si perde un po' la tensione di quel momento lì. Forse si poteva fare di più. La parte della fotografia invece è bella, a me è piaciuta perché è molto efficace nel catturare l'atmosfera urbana di Londra, con i colori scelti, fa molto BBC e nello stesso tempo fa molto produzione internazionale. Gli effetti speciali sono, diciamo, sono un po' sacrificati, diciamo una media qualità, ma apprezzo molto che siano stati utilizzati con una certa parsimonia, dove servono, ecco. Qualcuno tra i commentatori che ho letto in giro per internet dice che, nonostante l'ambientazione fosse molto in tempochino, la chiave. Qualche nota rapida sulla recitazione. Allora, il cast offre interpretazioni convincenti, sicuramente. Non è nulla di stratosferico, però ovviamente, come sapete, abbiamo visto molto di peggio. Purtroppo il doppiaggio invece sa un po' troppo di doppiaggese, probabilmente è stata struttura episodica e costruita così. Ogni puntata approfondisce un personaggio diverso e poi c'è un arco narrativo principale che si sviluppa lungo tutta la stagione. Devo dire che verso la fine, quando emerge di più la storia supereroistica, questa scansione molto regolare nei primi, dove è molto chiara, tende a perdere di chiarezza, ecco. La trama secondo me è ben strutturata, soprattutto se partiamo dall'idea che non è proprio una storia di supereroi. Se la consideriamo una storia fantastica, il bilanciamento secondo me è un po' un problema, come anche l'originalità, ma forse su questo diciamo qualcosa dopo. Se guardiamo la serie come un black drama, l'originalità sta nel suo taglio europeo, soprattutto per chi è abituato, ad esempio come me, ai black drama all'americana.
che purtroppo io tendo a soffrirla questa cosa, nei black drama all'americana si scivola un po' troppo spesso nella soppa a tema familiare, cosa che qui è totalmente assente. Sebbene la serie non sia rivoluzionaria, l'ambientazione al sud di Londra contribuisce a creare un contrasto tra la quotidianità dei personaggi e i loro superpoteri, cioè loro devono trovare un equilibrio e partono da cavolo, i superpoteri sono una grande opportunità per avere un vantaggio rispetto alla mia posizione un po' sfigata che ho nella mia quotidianità. Non so, a me piace un po' il taglio europeo di alcune narrazioni pop seriali e qui quel taglio si trova. I singoli personaggi sono ben sviluppati, il bello è il background di ciascuno e le motivazioni sono molto credibili perché partono proprio da questo radicamento nella società londinese. Purtroppo non è sviluppato altrettanto bene il legame tra di loro. L'altro punto debole sono i personaggi antagonisti che sono poco sviluppati rispetto ai protagonisti e quindi sono poco convincenti. Questo secondo me perché sono sacrificati come tutta la linea superioristica. Ma andiamo alla nostra scala, come vi abbiamo abituato, scala tecnica 3 su 5. Per noi non è una serie di supereroi, almeno in questa prima stagione. Quindi, se la si legge così, la parola chiave è convincente. Una narrazione convincente, una messa in scena convincente e interpretazioni, ovviamente, convincenti. La serie però è anche non convincente quando lascia il racconto sociale e punta al supereroistico, perché allora risulta non equilibrata e un po' troppo, come possiamo dire, derivativa, ecco, rispetto ad altre serie di successo come Heroes e Misfits. Il voto quindi ha questo mezzo punto abbondante in meno che balla, se il punto di vista a cui guardate la storia è più quella del drama oppure quella supereroistica. Scala della scimmia, 2 su 5. Puntate troppo lunghe, purtroppo, che portano una certa lentezza nella narrazione. Sicuramente c'è la volontà di mischiare il racconto della realtà delle comunità nere londinesi con il genere supereroistico, però questa volontà a un certo punto si perde e viene a mancare la risposta netta, secca alla domanda: ma che storia mi stai raccontando? Insomma, forse bisognava scegliere in modo più netto per garantire una tensione narrativa più coinvolgente. Consiglio per la fruizione: una puntata al giorno per le prime, così da seguire il ritmo giusto per una storia dai risvolti sociali, un black drama bello. Le ultime due invece meritano, secondo me, un binge watching, perché lì, diciamo, risale la scimmia quando i nodi della trama fantascientifica vengono al pettine. Ok, il mio dovere l'ho fatto, recensione fatta. Lasciate nei commenti il vostro punto di vista su Supercell, che leggeremo molto volentieri, sbirciando da sotto l'ombrellone. Io, per il resto delle mie settimane agostane, le chiuderò recuperandomi Will Trent. Will Trent è una serie che vi consiglio, molto gradevole, è un giallo con un investigatore, è una figura molto interessante, siamo alla seconda stagione che adesso andrò subito a recuperarmi. Bella storia, bei personaggi, mai banale, mai troppo impegnativa. Se vi piace il giallo che non sfocia per design di produzione nel thriller ma fa il suo, questa è una serie che vi consiglio e che io andrò godutamente a guardarmi nei prossimi giorni. Ma in sottofondo non avete sentito anche voi un Giuseppone abbaiare, un cane? Non lo so, lo sento dappertutto oggi, dappertutto. Flusso temporale. Giorno 7 dalla sconfitta di Kathleen Kennedy. Mi trovo nella mia cabina dopo un furente litigio con il maledetto. Non sapendo in quale altro modo convincerlo del suo errore, ho optato per fare l'offeso e ritirarmi nel mio comodo materassino. Non vuole accettare che ci sono casi in cui il male minore è la soluzione migliore, o l'unica soluzione. A lui non basta contenere le conseguenze delle malefatte di Kathleen. Vuole annullarle, vuole resettarle. Capisco l'intento e la logica della sua proposta. Ma il De Simone non si rende conto di un errore di base nell'architettura del suo ragionamento. Il maledetto vuole sfruttare le capacità della cuccia TARDIS e di Lucy, con la convinzione di rivolgere il piano di Kathleen contro di lei. Ha individuato alcuni punti nel tempo, e vuole sfruttarli per rafforzare la serialità.
seminando idee e spunti che così possano solidificarsi e impattare sul futuro. Abbiamo già visitato la Grecia antica, dove l'ho visto sussurrare a un vecchio cieco in riva al mare. Ora sento nell'aria un odore che mi dice che stiamo per atterrare verso il 300. Deve essere la Toscana. Sento puzza di guelfi e di ghibellini. Che faccia quello che vuole. Ormai non sono più in grado di convincerlo altrimenti. E poi non mi piace come si interfacciano lui e Lucy. Quando questa storia finisce, dovrò cambiare un po' di parametri di sicurezza. Non può mica fare la smorfiosa così, con l'ultimo salito a bordo del Cuccia Tardis. Flusso temporale, giorno 15 dalla sconfitta di Kathleen Kennedy. Il maledetto ha avuto giornate frenetiche su e giù per il tempo-spazio. Ora dorme di là, con una nuova dose da cavallo di antidolorifici di Patty. Credo che questa storia della spalla slogata ogni volta che deve entrare nella cuccia stia diventando una scusa. Almeno dorme e ha smesso di tentare di imitare Mel Gibson. L'ultima volta si è tolto le mutande per fare lo scozzese come in Braveheart. Ma nel Cuccia Tardis non abbiamo kilt da indossare. Mi avvicino a Lucy. Piano inserisco i dati. Non mi resta che premere invio e lasciare che elabori le proiezioni per vedere i risultati delle azioni del De Simone. Alzo la zampa, ma un'ansia che non provavo da quando, da cucciolo, venni abbandonato sul ciglio della strada, mi blocca. In fondo so già cosa mi dirà alla fine Lucy, così cancello tutto. Quando il De Simone si sveglierà, avrà modo di scoprire da solo l'impatto delle sue scelte. Non lo biasimo, in fondo lo ha fatto in buona fede. Ma potessi gli morderei una natica come fossi un lupo cecoslovacco, a cui hanno rubato il giocattolo che fischia. Dei della serialità, se esistete, perdonatelo. Forse un giorno qualcuno potrà davvero ridare alla serialità il suo giusto ruolo. Ma non è oggi quel giorno. Continua nella prossima puntata. Torna ad ascoltarci. Non fare il birimbino. In questa stupicata solare ci fermiamo un po' a riposare. Ma quante storie, che emozione ti abbiamo dato ogni stagione. Con fumetti e serie a profusione abbiamo riempito ogni discussione. E ora che l'estate ci fa sognare, vi salutiamo, ma torneremo a raccontare. Sono cose serie, podcast che ti fa viaggiare. Tra fumetti e serie, tanto altro da amare. Riposeremo sotto il sole, caldo e chiaro. Ma torneremo presto, è una promessa, non un riparo. Di eroi e magie, di mondi fantastici, grandi vie, interviste esclusive, risate, passioni. Abbiamo condiviso le nostre emozioni. Così ci prendiamo questa pausa breve, ma l'avventura continua, è ciò che si deve. Ritrovarci a settembre con nuove idee, preparatevi a nuove storie, come se fosse un caffè. Sono cose serie, il podcast che ti fa viaggiare. Tra fumetti, serie e tanto altro da amare. Riposeremo sotto il sole, caldo e chiaro. Ma torneremo presto, è una promessa, non un riparo. Abbiamo godetevi il sole, il mare e il cielo. Ma ricordatevi di noi, teneteci nel cuore, non solo in un velo. Le storie non finiscono, si prendono solo una pausa. E torneremo insieme con nuova energia e una causa. Sono cose serie, il podcast che ti fa viaggiare. Tra fu-
fumetti, serie, tanto altro da